E allora, seconda parte della nostra rassegna stampa di mercoledì 9 agosto, seconda parte speciale. Allora, mese io credo che nella storia della radio un mese dorato così non sia mai esistito. Se vogliamo tornare indietro al 1980, ultimo scudetto della pallanuoto, dopodiché solamente le varie imprese dei nostri ragazzi del nuoto, ma tutto insieme un condensato del genere non è mai esistito. Di nuovo ritrovo Paolo Caselli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stefano, stai parlando del comparto del nuoto, vero? Comparto nuoto, una piccola debordata di, come dicevi te, non si sa bene Letizia Nesti, Sara Cordovani, come abbiano vinto la medaglia alle Universiadi di pallanuoto. Comunque le hanno vinte, le possiamo dire le nostre, noi che sappiamo qual è la verità, le nostre ex Ferrarine. Cotti riporta la medaglia e la proveremo a dargli un morso in diretta quanto prima, e poi tutto il resto è assolutamente a compendio sulle imprese dei nostri nuotatori. Cominciamo dal primo in ordine di data, l'argento della 4% ai mondiali di nuoto del nostro amico Lorenzo Zazzeri. Allora Stefano, auguri, auguri, oggi 9 agosto, Lorenzo Zazzeri compie 29 anni, gli ho mandato gli auguri. Ah, anche, auguri, 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 non lo sapevo, bene. Mi ha risposto prontamente, grazie Paolo, perché Lorenzo è un amico, ragazzo disponibilissimo che conosciamo da tanti, tantissimi, tantissimi anni. E niente, Lorenzo ha vinto. Lorenzo ha vinto perché si è allenato da gennaio, lo ha detto lui nell'intervista subito a caldo, un argento che vale oro. Ha fatto autocritica sul suo tempo, un 48,13, quando lui per il record italiano, ricordiamo, la nostra staffetta è arrivata con 3,10,49 a toccare per l'argento dietro l'Australia 3,10,16, con un Kyle Chalmers che ha nuotato l'ultima frazione in 46,56, è stato un qualcosa di incredibile, e il nostro Ceccon gli è arrivato abbastanza civino. Il 3,10,11 sarebbe valso la medaglia d'oro, ma lì Lorenzo aveva nuotato 47,31. Molta differenza, ma Lorenzo, ripeto, è tornato a allenarsi dopo un periodo in cui non era stato assolutamente bene, uso un eufemismo, ed è portato a casa questa medaglia d'argento. Lui ha detto anche che senza grande fiducia in questo gruppo non si sarebbe potuto arrivare a niente. Noi sui grandi palcoscenici diamo il meglio e molte persone si dovranno ricredere per la forza di questi ragazzi, perché oltre a Lorenzo dobbiamo ricordare Ceccon, Miressi, Frigo, che stanno portando medaglie su medaglie, loro agli europei, loro ai precedenti mondiali, tante soddisfazioni. Lorenzo è uno di questi alfieri, si è ripreso, ti ripeto, dopo un periodo brutto, ha fallito i 50 stile, ma d'altronde Stefano c'era poco da fare, insomma ha fatto più di quello che Lorenzo avrebbe potuto fare. Pensa te che con 22-28 naturalmente non ha avuto l'accesso alla finale, lui che ha un personale nella staffetta europea di Kazan con 20-24, però nella finale olimpica l'aveva nuotata in 21-75, quindi si capisce bene come sia stata difficile la stagione per Lorenzo, un ragazzo che sta raggiungendo a 29 anni oggi la piena maturità. Un applauso enorme, tutti in piedi per la voglia di questo ragazzo, di una umanità assoluta, un ragazzo semplice, un ragazzo per bene, e i genitori hanno coltivato bene Lorenzo. Mi ricordo un'intervista di qualche anno fa, ora tanti no, quando mi disse: il sogno mio era di nuotare l'Olimpiade, ai mondiali, belli, hai vinti, ha vinto delle medaglie, quando un suo compagno di classe, giocatore di calcio, avrebbe detto, parlando, ha detto sì, ma io gioco per i soldi. Ultima notazione su Lorenzo: grande tifoso viola, spesso in curva, e questa è un'altra medaglia, ma questa è la dove. Ne abbiamo. Ok, allora io ho montato sulla pagina di www.firenzevirosupersportlive.it.com appunto il
racconto di questo mese, devo inserire, tratto da quei giorni, il primo commento di Andrea Pieri, vicepresidente federale ad interim e presidente della RARI, che aveva detto: porgo i miei complimenti a tutta la spedizione azzurra che in questi giorni, a quell'epoca, sta portando in alto i colori azzurri in Giappone, quella in partenza per quello che poi di ciò è diventato bello per le Universiadi in Cina. Ringrazio il lavoro di atleti, tecnici, dirigenti, società per l'impegno quotidiano nella formazione di campioni e uomini. Un plauso particolare dal presidente della Florenzia a tutto lo staff medico della Federazione Italiana Nuoto e quello della Florenzia, appunto per aver saputo recuperare appieno un campione come Lorenzo Zazzeri, utile sia ai successi della nazionale che a quelli della nostra gloriosa società. E questa era la chiusura per quanto riguarda Lorenzo Zazzeri. Arriviamo alle Universiadi. Dimmi. Diamo il premio a Paolo Palchetti, che è l'allenatore di Lorenzo, e Fabrizio Verniani, che è il capo allenatore Stefano di Lorenzo, che ha raggiunto questo importantissimo traguardo di quest'ennesima medaglia nella staffetta 4% di Lorenzo. Ok, passiamo al capitolo successivo, rimaniamo nel nuoto, Universiadi 2023. Dimmi. Stefano, se dobbiamo celebrare la RARI, parliamo anche degli altri ragazzi che sono andati ai mondiali, perché non è che vai ai mondiali, vinci la medaglia, se ne parla, ne dobbiamo parlare anche quando sono convocati. Parliamo di Filippo Megli. Sì, che, scusami, mi ero completamente dimenticato, avevo incentrato sul medagliere rarino nelle varie cose, assolutamente, dimmi, facciamo il punto. 1.44 e 49 infrazione con il quinto posto dell'Italia nei 200 per il 26enne nato a Firenze ma di San Casciano, anche lui tifoso viola. Ricordiamo nel 2018, pensa te come passa il tempo, il suo record 1.45 e 67, tuttora record italiano. Filippo è uscito malissimo da due anni in cui non riusciva a ritrovare se stesso. Beh, questa frazione ci restituisce un Filippo Megli diverso, importante, non vedo l'ora di incontrarlo per parlare con lui, già essere stato convocato in nazionale, già aver fatto parte della nostra nazionale 4x200, già essere arrivato quinto con un tempo, il miglior tempo italiano, 1.44 e 49, anche se lanciato in frazione, Stefano, è qualcosa di incredibile. Speriamo di ritrovare Filippo. 1.45 e 67 è un tempo che lui ha avuto negli europei di Glasgow del 2018, speriamo di rivederlo perlomeno a dei tempi, un 46 basso, 1.46 basso sarebbe già tanto. E parlando degli europei di Glasgow, andiamo a salutare il terzo alfiere, Matteo Restivo, che lui più volte, e tu lo sai bene perché eri presente a Riccione, campione italiano, 1.56 e 29 è il suo record italiano nei 200 dorso bronzo a Glasgow nel 2018. Purtroppo all'Olimpiade, ai mondiali di Fukuoka, dopo aver nuotato i primi 100 con un ottimo 56.82, è andato in decalage 1.58 e 57, è arrivato sedicesimo, non si è potuto qualificare per le semifinali, è stato il primo degli esclusi. Però sappiamo come Matteo abbia dentro di sé una forza di reazione, un ragazzo determinato, un ragazzo volitivo. Ricordo, laureato in medicina con 110 e lode, e tanti saluti a chi dice che lo sport porta lontano dallo studio. Non è mai stato favorito in un'interrogazione, in un esame, per il fatto di essere Matteo Restivo, campione italiano bronzo europeo, e anche lui lo riaspettiamo molto molto volentieri sui suoi livelli. Anche lui un ragazzo eccezionale, un ragazzo veramente per bene, come lo è Filippo e come lo è Lorenzo. Ok, allora scalando al femminile Universiadi 2023, l'argento azzurro della 4% con la ritrovata Paolina Biagioli. Ma Stefano, di questo non so niente perché non ho visto le immagini. Credo sia un buon rientro per Paolina. Non lo so, Stefano, non so i tempi, non so niente.
ti posso dire che questo gli darà morale a Paola, che anche lei ha passato un periodo non bellissimo. Purtroppo la 4x200 è stata squalificata nella 100, non si è qualificata per il finale dei 100 stile, però insomma anche lei ha dato grande lustro alla Rari. Portare una medaglia dall'Universiadi non è roba da poco nella 4x100, una medaglia d'argento importante che serva di morale a Paola. Anche lei, sono tutti ragazzi eccezionali, sono tutti ragazzi simpatici, sono tutti ragazzi estremamente per bene, grandi, grandi allenamenti, grandi sacrifici. Beh, insomma, tornare a casa con una medaglia dell'Universiadi non è assolutamente poco. Speriamo per lei, come per Matteo, siano un momento per ripartire, anche se Stefano, gli anni passano per me e per te, ma passano anche per questi ragazzi. 29 anni Matteo, 29 anni Lorenzo e 20, 26 per Filippo Melli. Insomma, il tempo passa anche per loro, eh. Speriamo di, e poi ce ne parlerai, di avere dietro di loro dei nuovi Lorenzo Zazzeri, difficile, dei nuovi Filippo Melli, difficile, dei nuovi Matteo Restino, difficile, delle nuove Paola Biagioli, difficile. Allora, a scalare, mondiale di pallanuoto, il Sette Rosa torna grande, sale sul terzo gradino, in porta c'è stata una altra ex a questo punto, rarina, ma ce la teniamo nel nostro cuore, Caterina Banchelli. L'Italia batte l'Australia 16-14 nella finalina per il terzo e quarto posto. E anche qui, se siamo arrivati in fondo, al di là del dualismo, ma c'è stato poco per condolerli, quasi tutto per Banchelli, l'Italia è tornata grande nella pallanuoto mondiale e anche la Banchelli andrà a rinforzare Roma e non l'avremo più. Beh, Caterina, la partita contro gli Stati Uniti è stata qualcosa di eccezionale. Parava tutto Caterina. Ha parato due rigori, dei palloni imprendibili per chiunque altra. Caterina è una ragazza pronta, ne parlavo con Alessandra Cotti, mi diceva ha capito di essere pronta. Lei, Elena Gigli, ricordiamo l'allenatrice, anche vicina anche lei alla Rara, allenatrice dei portieri della nostra nazionale, mi diceva che adesso Caterina è pronta per spiccare il volo. È andata in prestito alla SIS Roma e lotterà per lo scudetto, lo merita Caterina, che si è resa anche pericolosa in un paio di tiri, perché lei è dotata di un grandissimo tiro, ma quella partita con gli Stati Uniti, la vittoria, brave, le sue compagne di squadra, non si vince da solo, però è stata eletta miglior giocatrice del torneo. Ricordo che gli Stati Uniti avevano vinto quattro mondiali consecutivi, si apprestavano a vincere il quinto titolo, ma hanno trovato in posta la grande Caterina Banchelli. Non ce ne voglia Pellegrino, che è la seconda della Rari, però se Caterina Banchelli fosse stata in porta nella finale con la Brizza Cireale, beh, la finale sarebbe stata diversa, al di là che la Rari Nantes Florenzia non è retrocessa né a due per aver perso lo spareggio contro la Brizza Cireale, o meglio, sì, quello è stato il prodotto finale di una stagione purtroppo dove la Rari ha sprecato molto. Non si deve perdere in casa contro Bologna, aveva in mano la partita alla Sterlino di Bologna, è andata a pareggiarla, soprattutto l'approccio con Bogliasco, 4-0 con una partita decisiva per le Rarine e non per Bogliasco. Però Stefano, questo è stato, spiace, perché negli ultimi 3 anni è la seconda retrocessione di una squadra di pallanuoto della Rari, prima quella maschile, ora quella femminile. La Rari ripartirà dalla A2, speriamo prestissimo, con nuovi investimenti, con nuovi progetti, che la Rari torni ad essere dove merita di stare, perché la Rari è la storia della pallanuoto italiana, perché la Rari Nantes vanta più campionati disputati rispetto anche alla Pro Recco. Quindi la Rari deve tornare a disputare la 1, deve tornare a disputare le coppe. E stai tranquillo, se la Rari torna a determinati livelli, tornerà anche il grande pubblico. La pallanuoto si sta evolvendo, ci sono delle nuove regole. La situazione dei centro boa, come stai vedendo, si sta evolvendo. Ne abbiamo parlato anche con Alessandro Campagna. La Rari deve tornare a disputare i campionati di A1, tornando a portare alla ribalta i ragazzi di Firenze, le Caterina Banchelli, ma nella storia i De Magistris, i Lonzi, i Tempestini, i Sottani, anche se Di Prato i Tempesti. Ecco, c'è bisogno che
tornino a essere gremite le piscine e tanti ragazzi, ma su questo non ho dubbi per quanto riguarda la gloriosa Arenanza di Florencia. Mi dimentico sempre del football americano, non me ne vogliano i Guelfi, ma prima della vittoria dell'anno scorso del campionato dei Guelfi, l'ultima squadra fiorentina a vincere un campionato maschile, 1980, l'Algida della Arenanza di Florencia con il porta Panerai, il nostro comune amico, Ferri, Bruschini, i fratelli De Magistris. Devono tornare quei tempi, Stefano. E a chiudere il nostro commento sulle imprese mondiali, ricordo perché siamo tornati sul terzo gradino. Allora, partiamo da un ricordo di Roma 1994, Ungheria, Olanda, Italia terza. Aperte 1998, Italia, Olanda, Australia. Vistato il successo di Fukuoka 2001, Italia, Ungheria, Canada. A Barcellona 2003 arrivavamo seconde, poi arrivavano i tempi brutti, senza podio, Montreal 2005 settimi, Melbourne 2007 quinti, Roma 2009 addirittura nona in casa, Shanghai 2011 medaglia di legno quarti, a Barcellona 2013 eliminati negli ottavi, a Kazan tornammo sul podio, terzi dietro USA e Olanda. A Budapest 2017 sesti, a Guangzhou 2019 sesti, a Budapest 2022 altra medaglia di legno quarto posto, a Fukuoka 2023 prima Olanda, seconda Spagna, terza Italia. Per cui il 7 rosa è tornato, peccato il mancato podio del 7 bello, ma torneranno anche i tempi belli, lì ha deciso solo un mero tiro di rigore, non tanto quello che era successo fin sull'11-11 con una traversa italiana al penultimo possesso di palla. Per cui chiudiamo il nuoto mondiale nelle Universiadi e gettiamoci in questa meravigliosa avventura di Roma, categoria dell'anno 2003. Abbiamo vinto due titoli, prima con le ragazze e poi con le cadette, due titoli strappati alla Armada Circolo Canottieri Aniene, che ha vinto, pensa te, la classifica generale di tutte le categorie, solo e solamente perché, come ci ha detto coach Verniani, la Aniene Roma ha fatto tantissimi punti in tante specialità con tante ragazze fuori di Roma, ma che hanno corso per il team romano. Questa classifica, che poi vi andrò a ricordare, questa è la classifica finale somma delle quattro categorie. Ci siamo andati vicini a battere l'Aniene, ci separano 30 punti persi soprattutto nella categoria seniores, dove loro hanno schierato un sacco di ragazze che vengono da fuori Roma ma tesserate per loro, mentre nelle tre categorie giovanili li abbiamo superati nettamente. Grande applauso anche ai ragazzi, 5 classifiche generali con ottimi risultati e prestazioni. Allora, la classifica generale di Roma, di tutte le specialità, Circolo Canottieri Aniene 515, Rarinantes Florencia 485, Team Veneto, che a livello giovanile è una vera e propria, tra virgolette, nazionale, 348, al nono posto l'Idro Sport di Campi Bisenzio con 157 punti. Mi permetto di rubarvi un minutino la classifica cadetti femminile, Florencia campione d'Italia, Florencia 185, Rarinantes Torino che sopravanza anch'essa l'Aniene 123-50, Aniene 122, nona è la Tirrenica Nuoto 59-50. I cadetti, la classifica la vincono l'Insport Rane Rosse, l'Idro Sport Firenze è 74, la Rari finisce undicesima con 43 punti, gli junior femminili, attenzione, terzo podio per la Rarinante Florencia, terza vince Team Veneto
150, GAM Team Brescia 108,50, Rari 95, la DDS 84, l'Idrosport è decima con 48 punti, la classifica Juniores, Rari Nantes Florenzi al quinto posto, qui vince l'Aniene Roma 255, Aurelia Roma 114, Team Veneto 70, Trezzo Sport 67, un punto solo più della Florenzia che è a 66 punti, al decimo posto la Chimera Nuoto Arezzo con 43, la classifica Seniores, Livorno quinto, Rari Nantes Florenzia 11, rivince l'Aniene 202, in sport Rane Rosse 101,50, Fiamme Oro 92, quinto Livorno Aquatics 78, undicesima la Florenzia 60 e 50, nei senior la Florenzia finisce nona a 61 punti, ennesimo successo dell'Aniene 193,50, Carabinieri 177, in sport Rane Rosse 173,50. Qui tu mi dicevi nel passaggio che è difficile andare ad ipotizzare di trovare immediatamente i successori dei nostri grandi ragazzi della prima squadra del nuoto. Io ti dico che per quanto riguarda Paolina Biagioli, dietro abbiamo Matilde Biagiotti che corre 100 e 200, anche 50. Per la velocità abbiamo anche Emma Vittoria Giannelli 400, 200, 1500, per cui credo che per il problema Paolina Biagioli l'erede l'abbiamo già in casa. Poi per quello che ti dico al maschile, qui siamo più lontani, Jacopo Bugli bronzo nei 200 rana, Zoppi Andrea bronzo nei 400 misti. La considerazione finale è che la Rari Nantes Florenzi arriva seconda, ha aggiunto Fabrizio Vergnani che poi avremo fra qualche giorno, avessimo avuto il miglior Zazzeri che non ha corso la finale dei 100 insieme a Thomas Ceccon, hanno salutato vincendo le serie delle semifinali, e Filippo Megli, sicuramente avremmo potuto pensare di vincere anche la classifica generale. Però ti dico che la spedizione toscana raggiunge le 37 medaglie, 10 ori, 13 argenti e 14 bronzi. La spedizione della Rari completa dice di 20 medaglie, 8 ori, 5 argenti e 7 bronzi. Per cui io devo dire, inaspettato il successo delle due categorie, ragazze prima e cadette poi, dove con un briciolino di fortuna avremmo potuto fare anche il risultatone nella classifica generale. Mi va di ricordare gli ori: Matilde Biagiotti 200 stile libero cadette, oro per Emma Vittoria Giannelli 400 stile libero, e quella di lunedì nella serie dei 1500, l'oro per la 4% stile libero cadette Vitali Biagiotti Frontera Paoli, l'oro di Irene Mati nei 50 cadetti, l'oro di Emma Vittoria Giannelli 800 stile libero junior, l'oro per Letizia Gioffredi che nel caso che alla fine delle sei giornate la Rari non avesse potuto rimontare e staccare definitivamente l'Aniene, il successo sarebbe stato controfirmato dalla vittoria di Letizia Gioffredi nei 1500 stile libero cadete. Ma il risultato assolutamente più eclatante è la vittoria nella 4x200 femminile stile libero cadete. Attenzione, segnatevi questi nomi voi che poi ci dite magari chi sono queste, chi è la Rari. Biagiotti già convocata in nazionale con la Mati, Pascareano, Giulia Pascareano, la ragazza più giovane di tutti i campionati di categoria, la Vittoria Giannelli e la Vitali con il nuovo record italiano frantumato, quello
dell'ex record dell'Aniene Roma. Questo è il risultato più eclatante. La vittoria nella staffetta ci aveva praticamente aperto la conquista dello scudetto nazionale. Io dico che una cosa così nessuno se la sarebbe mai aspettata, per cui se i problemi rimangono nella pallanuoto maschile e femminile, a livello di nuoto i nostri quattro alfieri possono dire che da qui a un anno potranno trovare ognuno per le proprie specialità gli eredi al giovanile. Sei d'accordo? Scusa se ti ho lasciato in un angolino. Ma Stefano, è difficile da dire, perché forse le ragazze sì, sono d'accordo con te, le ragazze maturano prima. Per quanto riguarda i ragazzi è complicato, perché siamo in un'età difficile, 17-18 anni, arrivare a 21-22, tante cose possono cambiare. Io non caricherei di grandi aspettative nessuno di loro, nemmeno l'amica Matilde Biagiotti, perché devono vivere la loro vita, devono fare quello che sanno fare meglio. Matilde Biagiotti è già in un corpo, è il corpo della polizia, quindi è già sotto osservazione della nostra nazionale. Mi piace sottolineare come la Rari sia risultata vincente, questo fa piacere perché è una squadra fiorentina, quindi una vittoria di uno scudetto di una squadra fiorentina, e questo indubbiamente ci riempie d'orgoglio. Però voglio arrivare a dirti anche che, frequentando e vedendo quello che succede in casa Rari, Stefano, tanti ragazzi vanno a nuotare, tanti ragazzi si affidano agli istruttori della Rari. Abbiamo parlato di Fabrizio Vegnani e di Paolo Palchetti, ma loro sono soltanto due nomi importanti, sono due tecnici, uno è il responsabile, Paolo è anche tecnico federale, ma i tanti tecnici che accolgono e istruiscono questi ragazzi, che poi non è detto diventino delle Irene Mati, oppure di Matilde Biagiotti, oppure di Pascareanu, oppure salendo fino a Zazzeri. No, l'importante è che i ragazzi, anche i più piccolini, perché lo sport si può fare da più piccolini ai più anziani. Il nuoto è uno sport meraviglioso, un po' complicato, perché è uno sport molto intimo, in cui siamo noi con la nostra testa che nuotiamo. Però tanti ragazzi che si applicano al nuoto, discorso sport e salute, il nuoto è uno sport completo, alla Rari si riesce a fare anche agonismo di un certo tipo, quindi tanto di cappello e tanti applausi alla Rari Nantes, in cui il comparto nuoto ha raggiunto questi grandissimi risultati che tu hai detto, e c'è tanto orgoglio dietro una bandiera, dietro il simbolo della Rari Nantes Florenza. Alle medaglie che ti avevo detto dell'altro comparto, non voglio dimenticare, se no poi mi dicono che mi dimentico cose importanti: l'oro nei 400 stile libero seniores di Azzurra Sbaragli, che visse il successo negli 800, l'argento nella staffetta 4x100 misto ragazze, l'argento nella 4x200 stile libero ragazze, l'argento 400 misti di Aurora Ongaro, il bronzo di Bianca Sbaragli nei 50 stile libero, il bronzo a categoria seniores di Carlotta Toni nei 200 misti. E allora ti volevo dire, il team delle ragazze che hanno stupito: Rebecca Bartalesi, Gaia Luce Becattini, Anna Filippini, Camilla Giannelli, Ludovica Moronese, Aurora Ongaro, Azzurra Pestelli, Margherita Romoli e Bianca Sbaragli. Per chiudere, non è il classico lista, come si dice qualche volta, della serva. Io ti do esattamente quelli che sono stati i 40 protagonisti portati a Roma nelle varie giornate. Allora, come me li ha passati l'ha detto stampa della Rari: Elisa Dormentoni, Emma Vittoria Giannelli, Letizia Gioffredi, Irene Mati, Angelica Ongaro, Valentina Paoli, Giulia Pascareano, la più giovane, a 2007, c'è anche la Stella Schiumarini 2008, per cui le due più giovani sono della nostra Rari, Arianna Venni e Fiammetta Vitali. Per quanto riguarda la prima lista dei maschi, Andrea Iazzi, Marco Bernice, Samuele Bertoldi, Jacopo Bugli, Jacopo Casini, Lorenzo Fini, Federico Magrino, Tommaso Pezzatini, Cristian Simonti, Andrea Zoppi,
mentre per quello che riguarda le ragazze, Teresa Bani, Rebecca Bartalesi, Gaia Luce Becattini, Anna Filippini, Camilla Giannelli, addirittura lei 2010 per la loro categoria insieme a Ludovica Moronese, Aurora Ongaro, Azzurra Pestelli, Margherita Romoli, Azzurra Sbaragli e Bianca Sbaragli, le due sorelline d'oro. A livello maschile, Leonardo Borgioli, Cosimo Bugli, Ruben Chiostri, questo, attenzione, è l'erede designato, ma dovrà nuotare tante e fare migliaia di vasche, di Matteo Restivo, Fabio Faggian, Mario Nicotra, che noi conoscemmo qualche anno fa quando seguimmo i campionati giovanili, lui lottava all'epoca nell'UISP Scandicci e fece strage di medaglie. Dissi a Matteo, al professor Vegnani, portatelo, vi darà soddisfazioni. A livello orari il buon Mario ancora non ha portato medaglia, però sta lentamente migliorando, ha avuto qualche contrattempo fisico di troppo. Niccolò Papetti, Samuele Sacconi, Sergio Sodi e Silvano Ticci. Dunque, questi sono i nomi di tutti i ragazzi e ragazze che hanno fatto grandi larari in quel di Roma. C'è la foto pubblicata con il primo grande successo, quello delle ragazze, Radinantes Florencia 144, Aniene 127, Copper Nuoto 87, quarta l'Idrosport di Campi Bisenzio 72. Da qui è partito la meravigliosa poi avventura che ha portato la Rari a trionfare anche nella categoria cadette, diciamo in maniera, c'era un pensiero, c'era una speranza, ma da come poi si è paventata la classifica finale anche nella categoria cadette. Grazie a Paolo Palchetti, grazie a Fabrizio Vergnani, grazie a tutti i loro collaboratori, gli allenatori di tutte le categorie che stanno facendo grande davvero l'armata Radinantes Florencia. E se vogliamo, ero agli ultimi campionati italiani a Riccione, peccato che la federazione in questa occasione, in questa annata, abbia deciso di cassare, di non far disputare la finale dei campionati italiani a squadre Coppa Caduti di Brema nei 25 metri di Riccione. La cosa ricomincerà il prossimo anno, ma già quest'anno, prima che io sapessi della soppressione del campionato italiano a squadre, avevo detto che la Rari, che l'anno scorso era salita al terzo posto, quest'anno avrebbe, con tutti gli innesti e tutti i miglioramenti del nuoto giovanile che andavano a tappare alcuni buchi, avrebbe, come poi si è vinto a livello giovanile, sarebbe andata a competere anche per lo scudetto natatorio a squadre Coppa Caduta di Brema. Il prossimo anno non mancherò Riccione, vorrò essere lì a vedere se le mie previsioni si avvereranno o no. Allora, questo mi sembra il doveroso omaggio alla Radinantes Florencia, dominatrice a Roma. Facciamolo un grosso augurio alla società. Problemini per la gestione della pallanuoto, elogi, 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 medaglia d'oro alla gestione, alla incredibile crescita del comparto del nuoto, che ricordo partì dalla prima emanazione della Fiorentina Nuoto Club, che poi ha passato mano facendo transitare tutti i nostri grandissimi giovani in Radinantes Florencia, e la Rari si sta riprendendo lo scettro del nuoto. Manca poco, davanti c'è solo la Niene Roma, che conta però uno stuolo di tesserati inarrivabile per la Rari. Grazie Paolo Caselli, se vuoi dare un giudizio anche te, ovviamente. Sì, l'ho dato prima il giudizio sulla Rari, il comparto nuoto veramente sugli scudi. Speriamo che con i nuovi investimenti che sono stati presentati in Palazzo Vecchio anche la pallanuoto possa tornare. Sono state spese delle parole grosse e importanti, a me basterebbe rivedere le due squadre in A1. Ok, perfetto. Allora noi ci fermiamo questa volta definitivamente per oggi, mercoledì 9 agosto, sono le 10:47.
Enrico Milano, prendi la trasmissione e poi fai passare a rullo tutte le 50 fotografie che ti ho recapitato da Roma, in modo che la riedizione di questo speciale sia molto 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 bella. Fabrizio Verniani è beatamente in vacanza, abbiamo detto appena ci sarà la possibilità di andare a realizzare un video intervista a commento finale a posteriori a palle ferme, Paolo Caselli ovviamente fisserà con Fabrizio alla Nanini o da qualsiasi altra parte. Io vi ringrazio, ringrazio Paolo, ringrazio Enrico Milano, ringrazio la Rari, tutto il comparto, li mettiamo tutti insieme, inutile fare distinzione. Forza ragazzi, forza presidente, grazie per quello che ci hai dato. Problemino a livello pallanuoto, oro steso a 360 gradi per il nuoto nazionale, ma soprattutto giovanile. Grazie a voi tutti per essere stati con noi anche questa mattina. La palla passa a Enrico Milano in regia, prende la trasmissione, monta le foto, dopodiché andiamo a rieditare il servizio completo e sarà, credo, molto, molto, molto bello, aiutatemi a dire. Molto bello, grazie a tutti, fino alla regia del canale 96 di Tele Firenze Viola Super Sport.